Ore di attesa e di angoscia tra i lavoratori della GAM dopo lo stop alle trattative per il fitto del ramo di azienda imposto dai siciliani dell'Avimec. Secondo indiscrezioni, alla base della decisione del gruppo che fa capo alla famiglia Leucata ci sarebbe l'atteggiamento di alcuni allevatori e una questione risolta solo in parte con i produttori delle ovaiole che rappresentano il punto più delicato della filiera. Secondo fonti interne alla GAM, invece, l'Avimec sta cercando solo un accordo di miglior favore, soprattutto per quanto riguarda la valutazione delle scorte in magazzino. La trattativa, però, secondo alcuni dirigenti della GAM stessa, non si è affatto interrotta e continuerà nei prossimi giorni con buone prospettive di accordo definitivo tra la stessa GAM e i siciliani. Non a caso, hanno aggiunto, l'azienda continua a lavorare per conto dell'Avimec, non trascurando neanche la produzione per conto proprio. Comunque, la preoccupazione serpeggia tra i 270 dipendenti diretti dell'azienda avicola, anche se il ritorno della GAM nel settore industria li tranquillizza sul versante degli ammortizzatori sociali. Ad agitarsi invece sono i circa 300 avventizi che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. La Regione ci ha lasciato senza tutela, senza ammortizzatori sociali e senza alcuna forma di sussidio, hanno fatto sapere i precari, che hanno denunciato anche la beffa di dover restituire alcune somme all'INPS per errori nelle buste paga commessi dall'azienda. Una situazione che rischia di esplodere, hanno poi denunciato gli avventizi nel corso di un incontro avuto con alcuni consiglieri comunali di Boiano e con l'avvocato Massimo Romano, già consigliere regionale e fondatore di Costruire Democrazia. Nel mirino degli avventizi è finito anche il presidente della Regione Paolo Frattura. Nell'ultima assemblea il governatore, hanno detto, ci aveva rassicurato promettendoci una svolta imminente. Invece, dopo pochi giorni, sono arrivate le lettere di licenziamento. Insomma, la situazione rischia di esplodere davvero, ma i vertici della GAM buttano acqua sul fuoco. Con il passaggio al settore industria, il licenziamento degli avventizi era un atto dovuto, dicono, ma ciò non ne preclude alla concessione della cassa integrazione in deroga né alla possibilità futura di assunzioni a tempo determinato. Comunque, hanno concluso i dirigenti, per l'anno in corso i precari hanno diritto all'indennità di disoccupazione.